La puntata di Live Non è la D'Urso ha avuto inizio con la vicenda del matrimonio di Toni Colombo e Tina Rispoli. I due neosposi, al centro della bufera, hanno risposto alle accuse nei loro confronti svelando, nel salotto di Barbara D'Urso, che per le loro nozze, la sanzione da oltre 30.000 euro si sarebbe ridimensionata. Hanno pubblicato sul giornale che la multa da 30.000 euro è diventata di 500 euro, ha annunciato il cantante su Canale 5. Io ho tutte le autorizzazioni portate qui, mi sono stampate un po' di cose. Il sindaco ha poi aggiunto: Toni Colombo ha dichiarato una cosa gravissima, ha dichiarato il falso, ha detto che non sapeva che avrebbe dovuto sposarmi, ma questo è il documento shock rilasciato dal comune di Napoli, dove attestano che il celebrante sarebbe dovuto essere Luigi De Magistris. E sul palco allestito a Piazza Plebiscito, un gazebo di polistirolo, una scatola di polistirolo che pesa un chilo, rivela: ho voluto regalare un'emozione a mia moglie, a Gigi. Di Fabiola Iuliano, disponibile a incontrare il sindaco. Il matrimonio tra Toni Colombo e Tina Rispoli, ormai ribattezzato come nozze trash, a distanza di oltre una settimana, continua a far discutere. Il controverso evento che si è celebrato a Napoli tra il cantante neomelodico e la vedova di un defunto boss ha portato a chiedersi se vi fossero o meno le dovute autorizzazioni. Lui si è reso disponibile ad incontrare sindaco ed assessore per fare chiarezza su quello che avrebbe dovuto rappresentare il giorno più felice della sua vita, ma che invece ha portato, ad oggi, solo ad un interminabile chiacchiericcio proprio sul modo pomposo con il quale si è deciso di festeggiare. Una polemica che è sfociata anche nel più becero paragone tra usanze del nord e del sud, e che ha visto da una parte il coro di chi ha definito le nozze puro esempio del cattivo gusto, e chi invece ha parlato di mero pregiudizio. Certamente non è stata una cerimonia riservata a pochi intimi, ma sono stati molteplici a giudicare le nozze un brutto spettacolo, contestando le autorizzazioni fornite affinché ciò potesse accadere. L'ultima notizia però è destinata a portarsi dietro ancora molte polemiche, poiché, come spiega TGcom24, alla pomposa festa pare ci fossero anche 5 ispettori della polizia penitenziaria nell'inedito ruolo di musicisti. Nozze trash a Napoli, agenti penitenziaria nella banda per Toni Colombo. I 5 ispettori avrebbero preso parte attiva al matrimonio trash tra Toni Colombo e Tina Rispoli in quanto musicisti nella banda musicale del Corpo di Stanze a Portici. Riconosciuti nelle immagini divenute ormai virali, i 5 si sono però autosospesi. Tutti i trombettisti della banda musicale della polizia penitenziaria sarebbero stati chiamati da un'agenzia con sede in provincia di Napoli e che si occupa di organizzare eventi. Non è però stato specificato se abbiano preso parte anche in qualità di invitati. Intanto i carabinieri di Napoli continuano le loro indagini sulle ormai discusse nozze trash, che continuano a regalare nuovi spunti di riflessione. Il cantante neomelodico e la sua dolce metà sono convolati a nozze lo scorso 28 marzo, ma da allora il clamore sul festoso corteo che ha bloccato Corso Secondigliano e sulla festa in piazza del Plebiscito a Napoli, segnalata come un semplice flash mob, continua a non placarsi. Diritti d'autore, riproduzione riservata.